risposta in lingua romanese vuol dire basta, ed è una campagna promossa dal Consiglio d'Europa, finanziata dall'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antirazzismo, presso il Ministero delle Pari Opportunità. Basta. Discriminazioni, basta discriminazioni nei confronti del popolo rom e sinto. L'UNAR è stato istituito nel 2003 in base a una direttiva europea e ha il compito di prevenire, contrastare e rimuovere tutte le discriminazioni a matrice etnico e razziale. Per quanto riguarda la situazione dei Rom, al di là dei casi di discriminazione singola che possono essere segnalate o collettiva anche al nostro numero verde 800 90 1010 o tramite il nostro sito internet che è www.unar.it, abbiamo promosso quest'anno nell'ambito della campagna del Consiglio d'Europa una campagna appunto di prevenzione delle fenomeni di discriminazione nei confronti dei Rom e di conoscenza delle tradizioni e delle identità dei Rom per contribuire ad abbattere gli stereotipi. Noi abbiamo cercato di mettere su un programma che riprende un po' della cultura, la promozione della cultura Rom, perciò abbiamo uno spettacolo teatrale molto bello su una storia vera, abbiamo un concerto dei musicisti Rom, dei musicisti italiani. Sia degli eventi che insomma in qualche modo ragionano sulla questione, sia sulla questione di Milano, sia sul ruolo dei media per esempio, o su incontro con delle persone, non perché pochissimi, tanti e tutti parlano di Roma, pochi hanno parlato con delle persone rom. Questo festival si sta svolgendo in tutta l'Italia, in diversi luoghi, diverse città. A Milano è particolarmente significativo perché noi viviamo in questa città, proprio in questo momento è in grande imbarazzo per la questione delle case popolari, dei contratti annullati, ci sono stati 350 sgomberi con un costo eccessivo, buttando e mandando in giro 730 persone che da 3 anni girano per la città spendendo più di 5 milioni di euro. Vi state occupando anche del caso case a Milano? È uno dei casi di cui ci occupiamo, perché ovviamente noi facciamo anche un monitoraggio della stampa e su questo specifico caso stiamo appunto, sulla base anche delle novità, quindi del ricorso avanzato da alcuni cittadini di origine Rom e patrocinato dall'avvocato Guariso, stiamo verificando appunto l'entità di quello che è stato segnalato, cioè se in effetti c'è stato un comportamento discriminatorio. Siamo pochissimi, in Italia siamo 130.000, a Milano città non ci sono più di 3.000 persone, sono tutti cittadini italiani o cittadini comunitari quasi, e dunque è quello che vogliamo, semplicemente essere, convivere pacificamente senza problemi. Ho qualche dubbio perché la persecuzione nei confronti del popolo rom e sinto passa da diversi secoli, passando attraverso i campi di concentramento, e siamo nel 2010 e siamo ancora qua a combattere. Ok, Salamandra.